Ciao, guardate, che ve ne pare? Io penso che sia molto molto carino, semplice da fare, si fa in pochissimo tempo e come segnaposto, come per attaccare all'albero, un pensierino proprio sopra i pacchi, qualcosa del genere. Potete farne uno vicino all'altro, potete metterli anche sull'albero. Messi intorno, penso che sia una cosa un po' diversa dal solito angioletto, ma molto molto carino. Adesso lo facciamo insieme, vedrete che è facilissimo da fare. Allora, vi dico l'occorrente. Allora, servirà del cotone bianco e del cotone rosso numero 5. Ho preso l'uncinetto 1,90. Ho preso questo per fare l'aureola dell'angioletto. Servirà un ago da lana, la pistola a caldo per attaccare il cuoricino, del cotone per mettere dentro la testa, un paio di forbici e penso che ho detto tutto. Adesso andiamo ad iniziare e inizieremo facendo il corpo. Allora, iniziamo facendo 11 catenelle. Dieci e una 11. Allora, mettete il dito sull'ultima catenella. 1, 2, 3 e una 4 e facciamo una maglia alta sulla quarta catenella, cioè sulla quinta sarebbe perché ne abbiamo fatte 4. Sulla quinta catenella facciamo una maglia alta, facciamo una catenella, lasciamo una catenella sulla base e facciamo un'altra maglia alta. Questa la lasciamo e questa. Una catenella, una lasciamo. Praticamente dobbiamo fare 5 quadratini. 1, 2, 3. Una catenella. Uno lasciamo. Catenella e 5. Uno, due, tre, quattro e 5. E qui tirate la catenella dell'inizio che tanto non succede niente. Ora facciamo 4 giri sopra questi qui. Allora facciamo 3 catenelle. 3, una per girare al solito per fare lo spazio e facciamo la maglia alta sopra l'altra maglia alta. Una catenella e una maglia alta. E questo lo facciamo per 4 giri totali. 1, 2, 3, 4. Ci ritroviamo quando abbiamo fatto i 4 giri. Sto facendo l'ultimo giro, una catenella e una maglia alta, una catenella e una maglia alta sopra la maglia alta sottostante. Questo penso che lo sapete fare tutti. Una catenella, una maglia alta, scusate, una catenella sulla terza catenella facciamo l'ultimo quadratino. Allora, a questo punto facciamo 3 catenelle, guardate, e 3, e dentro il quadratino che sarebbe l'angolo facciamo 5 maglie alte totali. Una l'abbiamo fatta perché sono le 3 catenelle, 3, 4 e una 5. Facciamo una maglia alta sopra, vedete la riga qui,
e sui quadratini qui facciamo 2 maglie alte, 1 e 1, 2. Rifacciamo la maglia alta sopra la riga, 2 maglie alte dentro al quadratino, 1 e 2. E l'angolo lo facciamo come abbiamo fatto da questa parte, 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e una 5. Una maglia alta sopra la riga, come abbiamo fatto da questa parte qua, e continuiamo per tutto il giro. Dentro i quadratini facciamo 2 maglie alte, una maglia alta sopra la riga e 5 sull'angolo, e facciamo tutto il giro. Ci ritroviamo quando siamo arrivati a questa parte. Allora, sto finendo il giro. 2 maglie alte mi sono rimaste qui, una sopra la maglia alta sotto, e chiudo il giro sulla terza catenella con una maglia bassissima. Allora, a questo punto abbiamo il quadratino, vedete? Adesso facciamo una catenella e sullo stesso punto facciamo una maglia bassa, 3 catenelle e facciamo il pippiolino. Lasciate una catenella, una maglia di base, e prendete su quella dopo, facciamo una maglia bassa, 3 catenelle e pippiolino. Lavorate abbastanza lento, lasciate sempre una maglia di base, prendete quella dopo e facciamo i pippiolini. 3, 4. Lasciamo un punto e prendiamo quello dopo. Pippiolino, lasciate ancora un punto, prendiamo quello dopo, e questo lo facciamo per tutto il giro. Ci ritroviamo quando abbiamo fatto tutto il giro. Allora, ho fatto tutto il giro, guardate, e allora ho fatto l'ultimo pippiolino. Andiamo a fermarci praticamente sotto la prima maglia bassa, un punto bassissimo. Allora, mi sono dimenticata di dirvi che se vi piace potete anche inamidarlo, però a me piace anche in questa maniera. Io non ho inamidato niente, penso che viene bene anche così. Allora, è questo il corpo sotto e l'abbiamo fatto, guardate, fino a qui penso che sia semplicissimo, ma è tutto semplice. Adesso facciamo il pezzetto questo qui sopra. Facciamo un cerchio magico, facciamo 3 catenelle e facciamo 16 maglie alte in totale, comprese le 3 catenelle, che sarebbe una maglia alta, totale 16 maglie alte. Poi ci ritroviamo. Allora, guardate adesso quello che dobbiamo fare. Allora, fatto il cerchio magico, poi lo chiudiamo anche un po' meglio, lo tiro sempre dopo io. Allora, prendiamo sulla terza catenella e facciamo una maglia bassissima. Allora, fate 1, 2 e 3 catenelle. Prendiamo sullo stesso punto dove abbiamo fatto le 3 catenelle, senza chiudere, la maglia alta, 2, andiamo su quella vicino, vedete, e 3, e chiudiamo tutti insieme. Ok, adesso facciamo 3 catenelle, riprendiamo sullo stesso punto dell'ultima maglia alta senza chiuderla, guardate. 1, ancora sullo stesso punto,
due, e poi andiamo su quello vicino, e sarebbe il terzo, e le chiudiamo tutti insieme. E facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Praticamente con quella che chiudiamo sono 4, però io vi dico, chiudete le tre maglie alte con una catenella, poi ne facciamo 3, totali 4. Andiamo sullo stesso punto, vedete qui. Una maglia alta, ancora sullo stesso punto, una maglia alta senza chiuderla, e poi andiamo su quel punto vicino quando dobbiamo fare la terza e chiudiamo tutto quanto insieme. Ecco, vedete, l'ho chiusa e ho fatto una catenella. Adesso ne faccio altri 3, 1, 2 e 3, e continuo sullo stesso punto dell'ultima maglia alta. Penso che ora ormai mi avete capito. Una, ancora due, il prossimo andiamo su quello dopo. Il terzo va sempre sulla maglia avanti e praticamente sullo stesso punto va a finire che ci saranno 3 maglie alte. Vedete? E questo lo dobbiamo fare per tutto il giro. 1, 2 e 3. Riprendiamo sullo stesso punto, ancora, 1, 2 e poi andiamo su quello dopo, 3, e chiudiamo tutti insieme, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e poi riprendiamo sullo stesso punto, 1, due, e poi su quello dopo, 3, chiudiamo tutti insieme, una catenella e altre 3, 1, 2 e 3. Ci ritroviamo quando siamo arrivati da questa parte. Allora, guardate, siamo arrivati all'ultimo archetto, 1, 2, 3 e 4, perché ho chiuso qui. Riprendo qui, 1, 2, questo è l'ultimo, 3, chiudiamo, 1, 2, 3 e 1, 4, e chiudiamo sotto, praticamente sotto l'archetto dove abbiamo iniziato con una maglia bassissima. Ecco qua, vedete? Adesso entriamo sul primo archetto e facciamo mezza maglia alta, 3 maglie alte sullo stesso archetto, 1, 2 e una 3, mezza maglia alta, e passiamo al prossimo archetto con mezza maglia alta come abbiamo fatto sul primo. 1 e 3 maglie alte, 2 e una 3, mezza maglia alta, e passiamo sul prossimo, mezza maglia alta, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, mezza maglia alta, e passiamo sul prossimo. Allora, facciamo tutto il giro in questa maniera. Praticamente su ogni archetto dobbiamo fare mezza maglia alta, 3 maglie alte, mezza maglia alta, e passiamo sul prossimo, e ripartiamo con mezza maglia alta, 3 maglie alte e mezza maglia alta, e facciamo tutto il giro. Poi ci ritroviamo. Sono arrivata all'ultimo archetto, mezza maglia alta, 3 maglie alte, mezza maglia alta, e ci fermiamo sotto qui all'inizio con una maglia bassissima.
tagliamo il filo e abbiamo fatto anche il pezzo sopra dell'angioletto. Guardate, ecco qua che abbiamo fatto il secondo pezzo, vedete? Penso che non sia difficile. Allora, adesso facciamo la testina, che anche questa è semplicissima da fare. Allora, cerchio magico, allora facciamo 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e una 6. Chiudiamo, non tirate tanto forte e poi penate a lavorare sopra. Andiamo a finire sotto la prima maglia bassa e facciamo una catenella e 2 maglie basse sulla prima maglia bassa sottostante, 1 e 2, e questo lo facciamo per tutto il giro. Praticamente dobbiamo arrivare a 12 maglie basse, perché su ogni punto sottostante facciamo 2 maglie basse. Fatte le 12 maglie basse, chiudiamo e facciamo una catenella, una maglia bassa sulla stessa catenella e facciamo 2 punti di maglia bassa sul punto che viene dopo, una maglia bassa normale e 2 su quella che viene dopo. Praticamente facciamo un punto normale e 2 su quella che viene dopo, facciamo l'aumenti. Praticamente dobbiamo arrivare da 12 a 18 maglie basse. Ci ritroviamo quando abbiamo fatto tutto il giro. Adesso abbiamo fatto praticamente 18 maglie basse, abbiamo fatto il sopra della testina. Adesso dobbiamo fare 4 giri. Io metterò un pezzettino di filo rosso come faccio sempre, oppure se avete un segnapunti mettete un segnapunti. Dobbiamo fare 4 giri di maglie basse senza aumenti, senza niente. Praticamente partiamo da dove siamo arrivati. Io metterò questa per regolarmi e facciamo 4 giri di maglie basse senza aumenti e senza diminuzioni. Praticamente diamo forma alla testina. Ecco qua, ci riuscirò prima o dopo, eh? Allora, adesso facciamo i giri normalmente. Ogni maglia bassa un punto basso per 4 giri. Vedrete che pian piano la testina si chiude e ci ritroviamo quando abbiamo fatto i 4 giri normalissimi. Allora, a questo punto, se avete fatto i 4 giri, abbiamo la testina. Adesso iniziamo a chiudere la testina, perciò fate in questa maniera. Guardate, prendiamo la prima maglia che viene dopo, prendiamo la seconda e chiudiamo insieme. Ancora 1, 2 e chiudiamo. A posto, 1, 2 e chiudiamo. 1, 2 e chiudiamo. E questo lo facciamo per tutto il giro, 1, 2 e chiudiamo. 1, 2 e chiudiamo. Tanto quando arrivate a fine del giro lo vedete che con le diminuzioni si vede abbastanza bene.
eccoci, siamo arrivati, vedete, da qua è rimasto 1 e 2 e poi sono iniziate le diminuzioni. A questo punto riempiamo la testolina con il codone, perché poi dopo andremo a chiudere e non si riesce più a metterlo. Io ho preso una semplice ovatta normalissima e cerco di riempire la testolina. L'ovatta ne mettete quello, vi regolate voi per la testina, che non sia tanto né troppo dura né troppo morbida, una cosa giusta. Scusate, ma sto prendendo un po' di mal di gola. Ecco, vedete, penso che ci siamo. È troppo. Allora, e continuiamo a chiudere la testolina fino ad arrivare a 3 a 3 maglie. Allora, continuiamo come abbiamo fatto fino adesso. Prendiamo 1, 2 e chiudiamo. 1, 2 e chiudiamo. Vedete, non è difficile farlo, no? 1, 2, 1 e 2. Allora, vedete? Siamo quasi arrivati. Io non lo chiudo proprio tutto, perché dopo ci servirà per... Lo chiudiamo sopra. Adesso a questo punto facciamo questa maniera. Passiamo una maglia da questa parte e una maglia qua. Tirate il filo, lasciatelo un po' più lungo, che ci serve per attaccarlo. Adesso andiamo ad attaccare la testolina. Allora, adesso ho infilato l'ago, lo passiamo al centro qui e iniziamo a cucirlo praticamente . Cercate di prenderla da tutte le parti, che rimanga carina. Una volta che l'avete fermata bene, passate sotto, prendiamo il corpicino, guardate, il filo, volendo lo fermate prima, se volete, oppure lo fermate dopo, non succede niente. Adesso io lo tiro in dentro, poi
mettete dalla parte, vedete la testolina dove rimane più carina, se davanti o dietro. Che questa, la parte avanti è questa. Questa mettetela. Guardate che sia la parte diritta. E basta metterla al centro e la fermate con l'ago. Tanto con il filo bianco non si vede niente. Volendo la potete attaccare anche con la colla, però dato che avete il filo della testolina potete fermarlo tranquillamente. In questa maniera. Come vedete, non si vede niente. Essendo il filo bianco. Potete anche legare che non si vede. Facciamo, fate due o tre nodini, poi magari ci mettiamo una puntina di colla. Penso che sia abbastanza carino, no? Allora, adesso facciamo il cuoricino, semplicissimo, guardate, è una cosa molto molto semplice da fare. Cerchio magico, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Dentro al cerchio magico facciamo 3 maglie alte dopo le 3 catenelle, una, due e una, tre. Mezze maglie alte, guardate, 1, 2 e una, tre. Siamo, allora, 3 catenelle, 3 maglie alte, 3 mezze maglie alte, una catenella, una maglia alta, una catenella, 3 mezze maglie alte, 1, 2 e una, 3. 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Rifacciamo 3 catenelle come abbiamo fatto all'inizio, 1, 2, 3. Ci fermiamo con una maglia bassissima sempre dentro al cerchio magico, in questa maniera. Siamo? Adesso prendete il filo del cerchio magico e tirate più che potete. Allora, qui facciamo intanto una catenella e lo possiamo tagliare il filo. Guardate, qui tiro il filo al centro e abbiamo il nostro cuoricino. Non è semplice da fare? Guardate. Viene proprio carino. Allora,
Scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate, fatemi sapere qualcosa, se l'angioletto vi è piaciuto. Lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto. Se avete notato, ho provato a fare i nodini dietro al cuoricino sulla parte rovesciata. E adesso andiamo ad attaccarlo con la colla a caldo. Nel tempo Che mi si scalda la pistola. Guardate, io ho fatto in questa maniera per fare la coroncina. Come sempre, io ho questi che si trovano in tutte le i supermercati. Perché sotto Natale queste cosine qui si trovano. Allora, fate un cerchietto. Girate qui un pezzettino e tagliate. Facciamo un buchetto dietro la testa, in questa maniera. E infilateci dentro la coroncina. Vedete? Allora, adesso vediamo se si è scaldata la pistola. Sì. Allora, prendete, vedete dove stanno i nodini? Ci mettete un po' di colla, ne mettete altra sotto, tirate il cuoricino e lo attacchiamo metà sopra e metà sotto. Eccolo qua, vedete? È difficile. Io metto anche una puntina qui dietro in modo che, tanto se si asciuga non si vede. La coroncina così non si muove più. Ecco qua il nostro angioletto. Se volete appenderlo, mettete praticamente un pezzettino dietro. Se volete farci delle catenelle, prendete la parte qui dietro, fate 20 catenelle e la chiudete sempre dietro. Se ci volete fare i segnaposto, li lasciate in questa maniera. Spero che vi sia piaciuto. Ciao, alla prossima!